ancora? Sì. Eccoci. Ultimo check da donna allo specchietto. Sì. Senti, iniziamo. Per guidare bene bisogna avere una bella posizione di guida. Le mani sul volante sono chiaramente importanti, vanno tenute alle 9:15, per cui più o meno all'estremità. Quindi comodissimo, qua c'è già il parcheggio, tac. Brava. Ok. Pollici dentro? Pollici dentro ben chiusi, perché una bella presa vuol dire sicurezza, perché se prendi una buca, se c'è da fare un movimento brusco, la presa è fondamentale. Posizione del sedile, la giusta distanza. Quant'è che io non l'ho mai capito con le gambe lunghe? Io solitamente sto abbastanza attaccata e mi prendono tutti in giro, quindi allora, dimmi ti tu. Ti devi regolare, la prima distanza importante è questa qui, cioè dal sedile, dalla spalla con le braccia, così, che vanno un po' semiflesse, e poi la seconda è in questa posizione qui, andrebbe bene. Guarda, quindi sono giusta di sedile? Sì, forse leggermente più avanti. Però ci siamo abbastanza. La seconda è quella che chiaramente devi arrivare con i piedi. No, quello non c'è problema. Poggiare il tallone. E diciamo che con un 2 centimetri avanti te potresti essere a posto. Chiaramente la guida su strada è una cosa, quando si fa la guida sportiva, in pista o nei rally, si cerca di andare magari un po' più avanti, al più angolo di braccia, per avere la possibilità di sterzare di più, per essere più pronta nel caso devi fare una manovra con più velocità. Ma io sono nata pronta, guarda come sono già reattiva. Vabbè Paolo, gambe a posto, braccia a posto, i pollici sono dentro, vuol dire che sono super sicura? Perché guarda come li tengo dentro. No. Non deve essere una cosa che ti fa stare in tensione, perché poi quando c'è da fare una lunga guida di ore non è che devi stringere. Però ecco, è importante che già fascino tutto il volante. Cioè che tra indice e pollice il volante sia completamente fasciato. Sul fascino siamo pronti, io sono prontissima. Partiamo! Manca solo una cosa. Bravo. La cintura. Vado? Partenza?